al via agli eventi di Abruzzo dal vivo con un mega cartellone, iniziative che animeranno i territori dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017. Tanti appuntamenti per tutto il periodo estivo in location mozzafiato per esperienze immersive. Iniziamo ad Isola del Gran Sasso, iniziano tutta una serie di eventi che toccheranno delle location di eccellenza e degli artisti di fama internazionale. C'è un evento che però ha suscitato alcune polemiche, quello di Gianna Nannini in programma per il 25 di luglio. Sì, esatto, c'è stata una polemica da parte di alcune associazioni di ambientalisti e questa mattina abbiamo avuto il parere negativo sullo studio di valutazione di incidenza ambientale da parte dell'ente parco, quindi noi prendiamo atto di questo esito e ci stiamo già muovendo per cercare una location altrettanto bella e affascinante, probabilmente l'abbiamo già trovata e quindi diciamo a breve ve la comunicheremo. Ovviamente l'intento è quello di non creare disagi alla natura, anzi valorizzarla ancora di più, visto e considerato anche il successo di Bollani l'anno scorso. Esatto, cioè, la nostra formula è sempre musica, quindi spettacolo, arte e natura, come anche valorizzare gli attrattori culturali, storici, artistici e naturalistici dei nostri territori. Quindi noi siamo partiti da questo concetto e quindi assolutamente tutte le nostre iniziative sono in armonia con i siti. Tra l'altro abbiamo inserito Gianna Nannini in un contesto naturalistico di eccellenza perché aveva una versione di concerto assolutamente soft, quindi soltanto accompagnata da un pianoforte, quindi voce e piano, analogamente diciamo a quello che è successo con Bollani, in cui cioè, alla fine ci siamo goduti un paesaggio, un tramonto meraviglioso, una location meravigliosa con delle note di un pianoforte. Quindi questo è il senso, seduti a terra, senza strutture, e questa formula è vincente in tutta Europa e quindi prendiamo atto di questo parere e sicuramente troveremo una location altrettanto bella, però sicuramente volevo sottolineare il fatto che sposiamo assolutamente la filosofia del rispetto della natura e dell'ambiente. Tantissimi gli appuntamenti, facciamo un invito a partecipare. Sì, assolutamente, a brevissimo ci sarà Didi Bridgewater a Campovalano di Campli, quindi alla chiesa di San Pietro, a pochissime centinaia di metri dalla necropoli di Campovalano, quindi offriamo una giornata diversa ai nostri visitatori che potrà iniziare la mattina e si concluderà al tramonto sulle note e la voce meravigliosa di Didi Bridgewater.